si stavano proponendo come rifornitori in modalità H24 per il quartiere San Pio X a Vicenza, offrendo un ampio assortimento di sostanze, eroina, crack, cocaina, marijuana in particolare, che andava a finire nelle mani di giovani della città, ma anche di qualche sniffatore di coca non più di primo pelo. Nelle tasche capienti del nuovo terzetto di pusher finiva il denaro contante in quantità ragguardevole. Tanto che i finanzieri del nucleo berico della Guardia di Finanza hanno sequestrato, oltre ad un centinaio di dosi di droga, oltre 1.270 euro in banconote. A finire nella rete lanciata dagli operatori del 117, solo due nei giorni scorsi. Un terzo presunto complice risulta denunciato a piede libero. Due cittadini, entrambi di nazionalità nigeriana, che vivono in un appartamento di San Pio X, proprio nel loro alloggio custodivano le sostanze illecite. A monte dell'ispezione, maturata a metà giugno, c'erano i riscontri di indagine da parte della Guardia di Finanza. La perquisizione effettuata nell'appartamento occupato dal trio di africani ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro 19,60 grammi di cocaina, 11,85 di eroina, 5,94 di crack, 0,86 di marijuana, già suddivise in dosi. Avrebbero fruttato qualche migliaio di euro. Tutti e tre i nominativi degli africani coinvolti nell'indagine sono riferiti a persone con alle spalle già plurimi precedenti di polizia.